Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui sulla Dempster Highway a pochi chilometri dal Peel River, non tanto distanti da Fort McPherson, ma decisamente lontani ancora da Took, che si trova sull'Oceano Artico, alla fine di questa strada. Tuttavia, non possiamo proseguire, siamo bloccati qui perché c'è troppa acqua nel fiume e dobbiamo aspettare che il traghetto possa navigare nuovamente. Ma guardate che posto! Ta-da! Certamente ci potremo godere questa attesa con orsi grizzly, non ne abbiamo ancora visti, caribou, moose, dei cani della prateria, qualche lemmings e credo qualche uccello perché lo sento cinguettare. Ma non solo. In realtà non è che siamo gli unici bloccati qui, ci sono altri turisti e quindi credo che davanti, un po' dietro di noi, ci siano qualche camperozzo, qualche cosa. Siamo tutti un po' in attesa. Altri sono giù a valle, di fronte al fiume. Però lì non c'è neanche quella pochissima connettività cellulare che invece abbiamo qua. Non è che ce ne sia molta, però vabbè, qualche messaggio parte. Guardate qua fuori. Siamo anche tra l'altro di fronte a questo caterpillar che probabilmente movimenta questa terra, che serve un po' per sistemare la Dempster Highway. Là c'è un signore con un van abbastanza grande, praticamente va detto quanto consuma, consuma poco meno che Valentino. Iniziamo la nostra giornata qui sulla Dempster Highway, ci facciamo un caffettozzo e poi magari faremo qualche lavoretto, insomma, da fare ce n'è sempre. L'energia elettrica qua non credo proprio sarà mai un problema in questa stagione. Siamo già al 100%, sono le 8 del mattino, c'erano già 200 watt. Potremmo vendere l'energia elettrica. Facciamoci il caffè. Il sole è abbondantemente presente a mezzanotte da tempo e a questa latitudine non scappi. È veramente bellissimo. È una sensazione molto particolare vivere a questa latitudine, in questa stagione. Si fa fatica veramente ad andare a dormire. Si fa veramente fatica, nonostante cerchiamo di andare un po' tardi, però facciamo fatica a prendere sonno, veramente molto complicato. Bisogna abituarsi, sono stili di vita differenti a cui oggettivamente non è che eravamo tanto abituati. Prepariamoci anche dopo il caffè a vivere la giornata qui. E come dicevo, bisogna fare qualche lavoretto, perché non bisogna stare con le mani in mano. Un po' barato qua, ma veniamo a noi. Questa è la famosa gomma che è da tempo che devo cambiare, quella che avevo montato sbagliando, non dovevo montarla qui perché era una delle gomme più consumate. Ora è arrivato proprio il momento di toglierla perché ci è rimasto quasi più niente. Sulle gomme stiamo lavorando. In Canada e negli Stati Uniti potrebbe non essere un problema trovare le gomme nuove, però queste hanno ancora di qualcosa e quindi intanto giriamo con la gomma. Mi metto a fare il trabacchito. Quella che dovevo montare inizialmente era questa, là davanti. Dall'altra parte invece avevo montato la gomma più nuova che avevo, proprio quella migliore, che è ancora in decisamente ottime condizioni. Qui il terreno è super compatto, perché ci passano con trattori, cose veramente molto molto resistente. Comunque sotto al creek metterò tavoletta per allargare al massimo la base d'appoggio. È veramente tanto che non foriamo e quindi è tanto che non faccio questo lavoro. Il mio lucchetto di sicurezza qua si è un po' bloccato. Non bisogna perdere la manualità necessaria a fare questo lavoro, perché tanto prima o poi. Queste cinghie servono tutte per sicurezza, per tenere eventualmente le gomme in sede qualora si dovessero svitare. Chiaramente rallentano un po' tutta questa operazione, però ne vale la pena. Devo aprire sempre un sacco di gamoni per fare questi lavori. Già che ci siamo, mettiamola tutta. Devo agganciare il gancio alla cinghia per scaricare. Adesso tensiono un po' questa da sotto.
pistola pneumatica, tac. Ok, mi preparo tutto quello che mi serve, tra cui queste guide, che sono quelle necessarie a avvitare questi cerchi al mozzo. Pronte. Ragazzi, dell'officina si tira fuori tutto, veramente tutto, quando si fa questo lavoro. Sicuramente dovrò accendere il motore per avere tutta l'aria che mi serve per fare questo lavoro. Tanto inizio usando quella che ho. Soprattutto siccome non sono ancora riuscito a trovare questa prolunga del materiale importante da utilizzare quando si usa una pistola pneumatica, specialmente se è grande come questa, uso gli occhiali. Perché queste prolunghe standard, per quanto buone, come le bussole, se non sono per pistola pneumatica, si potrebbero rompere. Accendo il motore, così intanto carico il compressore. Quando ho iniziato il lavoro ho anche attivato il preriscaldamento. Ha già iniziato a suonare il nostro TPMS, perché ho tolto già la valvola e così me la sono messa da parte, evito di rovinarla. Mentre faccio questo lavoro lo posso proprio disattivare, così evita di suonare. Sempre brutto lavorare quando c'è una sirena che suona. Dadi svitati. Se faccio il lavoro con tranquillità posso farlo assolutamente da solo. Bisogna solo avere un paio di trucchi per i movimenti giusti. Dato che siamo veramente nel menu del nada, voglio prendere tutte le precauzioni possibili. Qui siamo assolutamente in piano, non dovrebbe essere necessario. Però metto anche le zeppe in modo tale che quando alzo il camion questo si dovrebbe muovere il meno possibile. Ci vuole un minuto, però potrebbe fare la differenza. Bene, ho alzato la ruota, ho messo due trick per sicurezza. Posso svitare. Bene, posso togliere la ruota. Adesso cerco di fare velocemente, devo rimettere il distanziale. Meno male che è successo adesso, ma si è rotto un pezzo di carrucola. Cioè, guardate qua, si è rotto l'alluminio della carrucola. Pazzesco. Naturalmente non ho la puleggia di ricambio, quindi dovrò ricomprare il gancio. Pazzesco. Nel frattempo qua è arrivato questo camionista e con la ruspa ha caricato della terra dentro il camion. Non credo che stiamo sistemando la strada, io credo che stiamo sistemando il molo. Quindi magari dopo chiederò. Dall'altro lato non arriva nessuno, quindi non hanno aperto. Però mi sa che ci stanno lavorando. Buona, provo a dare l'ultima stretta alle gomme qua. Poi devo usare il palo, che comunque va sempre usato. E poi posso spegnere il camion. Buona, lavoro finito. Ora devo sistemare Todo. Sta un po' lunghita. Dobbiamo dire che a volte è molto meglio che ti succedano tante cose spesso, almeno mantieni tutto operativo 365 giorni l'anno. Perché ad esempio facendo sto lavoro mi sono accorto di una roba. Il supporto che avevo fatto lì per tenere il mio crick ha ceduto. Non me ne ero accorto perché è parecchio che non usiamo il crick. Quindi il crick si era un po' ribaltato e ahimè era uscito dell'olio. Quindi fortunatamente avevo dell'olio idraulico da rimetterci dentro, ho potuto fare il rabocco. Viceversa sarei rimasto senza crick per una banalità. Quindi adesso
sistemo. Comunque abbiamo parlato con il ruspista e ci ha detto che stanno sistemando la strada. A differenza di quanto ci avevano detto, sembra che riescano ad aprire già questa sera. Stanno buttando della terra per ricostruire la rampa e ci ha detto che in un paio d'ore dovrebbero riconsentire il passaggio del traffico, forse prima con le macchine più leggere per vedere che se regge tutto quanto. Vediamo che succede, intanto noi stiamo qua, non è che abbiamo fretta. L'ho ripristinato, in realtà questo legno si è un po' rovinato, io lo devo anche cambiare. Naturalmente, togliendo la ruota, il nostro ricordo della Florida è venuto giù. Però vabbè, non lo abbandono qua e provo a riattaccarlo qui. Quanto dura, naturalmente, senza sforzo, senza accanimento terapeutico, lasciamo lì. Bene, ho terminato, ho messo via tutto, ho fatto tutto con calma e ho sistemato un po' di cosine, ho messo un po' a posto come io un po' di cose, come sempre avevamo tempo. Stiamo vedendo passare un po' di macchine, quindi effettivamente devono aver riaperto. C'è anche una macchina in questo momento che sta andando verso l'apertura. Chiaramente quando verrà dato segnale che la strada è aperta, probabilmente ci sarà un po' di traffico. Ragazzi, sono le 8 di sera, non stanno passando più macchine, il traghetto crediamo che stia ancora funzionando e alla fine abbiamo deciso di provare a spostarci adesso e andare dall'altra parte, perlomeno fare il traghetto. Quindi adesso togliamo il busterozzo. Controllato l'ultima volta di aver preso tutto, visto che non era previsto che ci muovessimo. Però dai, può essere una buona idea passare perlomeno dall'altra parte, visto che magari hanno smaltito un po' il traffico che è passato, ci sono passate diverse macchine, alcuni camion che non potevano passare fino ad oggi e quindi erano in lista d'attesa. Andiamo a vedere. Ciao parcheggio con la terra, il Caterpillar. Vamos, va adelante. Alla fine che ore sono? Le 8:30. Stiamo per arrivare al ferry e questa volta dovremo poter salire. Curiosissimi di questo ferry che si trascina con il cavo d'acciaio. È proprio da questo lato. Vediamo se ci aspetta. Mi sa che è appena partito. No, sta arrivando. Ah, sta arrivando. Infatti guarda il cavo, sta tirandosi col cavo. Ci caricano due camion grossi alla volta. Visto da qua direi che... No, non è possibile. Detto di sì. Praticamente quella sabbia l'hanno messa giù stamattina, oggi pomeriggio. Come diceva il ruspista che è venuto a prendere la sabbia lì vicino a dove eravamo noi, ha detto che la rampa era ancora da solidificarsi perché lui ha buttato tutta la terra, ma ovviamente via via che ci passano le auto e i camion si compatta. Ci sono delle belle buche, ci fa segno che possiamo andare, guarda. Qui, dobbiamo stare, immagino su queste tracce. Wow, non è proprio... l'ho fatto. Vediamo cosa dice il capitano qua. Italy! Yeah! Il cavo è in tensione, guardate! You think that can be more water in the next day? Thank you! Ha detto che il fiume ogni anno cambia e quest'anno è rimasto alto abbastanza, ha detto che è ancora troppo alto per attraversare, infatti questa rampa normalmente è un po' meglio. Guardate il cavo lì nell'acqua, che fatica fa! Anche il cavo stando tutto sotto fa più attrito, immagino. Ecco, adesso è tutto fuori. Beh, poi la navigazione è tantissima roba, super confortevole. Arrivati all'altra sponda!
questo signore del traghetto si vede che è proprio di una popolazione Inuvik, con una fisionomia particolare. Primo fiume andato! Ma quelli erano... Sì, erano il signore che l'ho incontrato. Ma dai! Adesso siamo in un tratto di questa highway che è tra i due fiumi. Se rimani bloccato tra i due fiumi, insomma. Ti devono venire a prendere con l'aereo. Ed eccoci arrivati a Fort McPherson. Questo villaggio qui disperso un po' in questa boscaglia. Qua ci troviamo il cartello per Inuvik a 180 km. Wow! Inuvik è dove finiva prima la Dempster Highway, prima che venisse allungata non tanto tempo fa per arrivare fino a Puuk. La strada è pazzesca, ragazzi, passa attraverso foreste e laghi, cioè proprio è tutta tempestata di laghetti. È incredibile che sto lago è sempre il ghiaccio. Questo è sempre il ghiaccio. Abbiamo preso una piccola deviazione perché ormai, ragazzi, vedete il sole è alto, ma è tardissimo, cioè sono le 9:30, noi non abbiamo neanche cenato. Io faccio notare che non ho neanche pranzato. Simone ha pranzato con due banane, basta viaggiare, abbiamo fatto il primo traghetto e ci fermeremo in riva a un laghetto. Ho fatto anche la riva. Bene, ragazzi, siamo in bolla, ci posizioniamo qua. Che posti incredibili che si trovano lungo questa strada. Qua dietro c'è anche un fiume. Qui, ragazzi, cominciano ad esserci un po' di zanzare. Effettivamente qua fuori di acqua ce n'è tanta. Qualcuno riesce anche a entrare, perché come sapete dobbiamo finire di riparare le nostre zanzariere, mannaggia. Notte spettacolare anche in questa location e ora però ci prepariamo a lasciarla, proviamo a partire abbastanza presto. Qua non si riesce più assolutamente a capire che ore sono di qua di là, ti sembra che ti alzi presto, in realtà poi ti alzi più tardi del normale. In Northwestern Territory addirittura è cambiato anche l'orario, quindi in realtà abbiamo perso un'ora, quindi è come se ci svegliassimo un po' più tardi. Bene, ragazzi, ora ci troviamo qui tra Fort McPherson e Tsijenchik, ovvero dove c'è il secondo traghetto, quello che attraversa il McKinsey River, e dopodiché, insomma, ci potrà condurre fino a Inuvik. Credo dovrò regolare un po' la pressione di questa gomma. MS suona, devo regolare proprio la pressione. Salutiamo le zanzare. Ciao lago, con tutte le tue zanzare. Il punto che stiamo lasciando è Frog Creek. Io l'avrei chiamato Mosquito Creek, però vabbè.
arrivati al secondo traghetto sul fiume Mackenzie. Questa tratta deve essere un po' più lunga, infatti il traghetto è un po' più grande e non ha il cavo di traino, ma va con due motori. Eccolo qua il fiume! Wow! E questo fiume, ragazzi, è grande! That's breaking my heart each morning while it keeps it going. It's been driving my life. Vediamo che succede se sto traghetto va, non va. Vediamo. Ragazzi, questi a fianco a noi sono tutti iceberg praticamente, che sono diventati neri per la sabbia della terra circostante. È tutto ghiaccio. Qua c'è anche una ruspa che sta lavorando. C'è un po' di coda e secondo me quel camion è passato parecchio tempo fa. Quindi secondo me non sta andando sul traghetto. Vado a vedere che succede. La gente mi sembra in fila, quindi bah, i mezzi sono tutti sporchi. Almeno la metà delle macchine che vediamo qua hanno il parabrezza rotto. Anche questa. Cioè, ragazzi, ste ruspe stanno lavorando sul ghiaccio. Pazzesco. Cioè, tutto il ghiaccio che si è rotto dal fiume. In realtà qui non c'è nessuno e nessuno sembra sapere che cosa succede. L'avventura è anche questa, ottenere informazioni, e adesso proverò a chiedere al camionista, perché loro secondo me sono i più aggiornati e anche perché di solito hanno la radio. Ed eccolo qua il Mackenzie e la rampa di salita del traghetto. È veramente un'avventura riuscire a attraversare questi fiumi, perché succede sempre qualcosa, vi ha capito. Cioè, guardate quanto è grande, ragazzi. Ho visto il traghetto dall'altra parte partire. Un signore che vive qua ci ha detto che l'acqua pochi giorni fa era 3 metri più alta. Cioè, tutto questo ghiaccio si stava sciogliendo, ha alzato tantissimo il livello del fiume. Cioè, qua possono succedere delle cose improvvise che possono sconvolgere il mondo. Avanziamo, è arrivato il traghetto. Cioè, ci stanno veramente un botto di macchine, ma questo è più grosso dell'altro. Questo è assolutamente identico a quelli che prendevamo sulla carrettera australe in Cile. Forse un po' più grande. Traghetto bello carico. Parte. Bello lento. Questa ruspa sta spalando ghiaccio praticamente. Questo lo vedete nero, ma è tutto ghiaccio. Probabilmente perché se si scioglie tutto qua, allaga anche questo pezzo di strada che hanno rifatto con il terrapieno di terra. Ragazzi, ma questo traghetto scarroccia incredibilmente. Guardate. Ma male, sembra che se lo sto portando via al fiume. Dovrebbe andare dalla parte opposta. Cioè, adesso è un attimo di stallo, non va più né indietro né avanti. Sembra quasi che se lo sia portato io al fiume. Cioè, sembra una roba normale. Stallo non credo, perché sennò sarebbe già nell'oceano artico. No, vedo che va di motori là dietro, si muove l'acqua. Sembra però che sta fermo praticamente. Sta il fiume ha una corrente pazzesca. Cioè, fa una fatica bestiale. Lo so, ok? Navigazione fluviale non è il nostro forte, specie del Mackenzie in Northwest Territories. Eccolo, ragazzi, è tornato. Scarroccia veramente in modo incredibile. Ora proveremo a capire cosa significa navigare su questo fiume. Ci muoviamo per salire su questo traghetto. Con noi abbiamo anche un mega camion e pochi altri.
sono stati, ragazzi. Il comandante credo che da là sopra abbia chiesto il peso dell'imbarcazione. Probabilmente regolerà la potenza dei motori. Vamos! Questo traghetto, oltre a portare macchine, camper e camion, porta anche i nidi delle rondini, con tutte le rondini. Guardate! Mano sulla portiera! Ragazzi, stiamo navigando il McKinsey! Cioè, sto traghetto scarroccio è trasportato dalla corrente! Impressione, ragazzi, cioè sta dando di gas controcorrente in una maniera. Ecco, spento i motori, adesso andiamo nel senso della corrente, poi dopo li riaccenderà per attraccare dall'altra parte. Adesso stiamo andando praticamente in retromarcia e noi dobbiamo andare laggiù. Quello è l'attracco, ma noi stiamo andando verso di là. È lì l'attracco, ragazzi. Stiamo continuando a girare, cioè sembra che siamo trasportati dalla corrente in qualche modo e continuiamo a girare. Perdi anche un po' il senso dell'orientamento. In questo momento mi sentirei più sicura a essere una rondine che può volare via quando vuole. E ragazzi, laggiù in fondo c'è l'oceano Artico. Quindi se il motore va in avaria ci troviamo direttamente tra i ghiacci dell'Artico. E da qua mancano poco più di 300 km. Non è che sono proprio pochi. Stiamo andando ancora in retromarcia, ma siamo abbastanza vicini alla riva. Se facesse una linea retta sarebbe anche abbastanza vicino, ma praticamente siamo andati prima a nord, poi a sud, in tutte le direzioni, seguendo questa corrente fortissima. E speriamo di arrivare fra un po'. L'ultimo sforzo di avvicinamento! Dai che ci siamo! La maggior parte del diesel viene consumato in fase di attracco, in fase di rilascio. E dopo il camion tocca a noi! Abbiamo toccato terra! Sì! Adesso possiamo andare a Tuk! Il cinturone. Il signore ci ha detto che praticamente anche questa casa era finita sotto l'acqua. Infatti qua c'è ancora acqua e secondo me la stanno pompando via, guarda qua. Ragazzi, adesso la strada è tutta dritta, abbastanza piatta. Intanto c'è qualche buchetta, però si viaggia decisamente bene. Sta arrivando nel senso contrario un camion. Fortuna che proprio in questo pezzo di strada hanno bagnato e quindi non ci riempirà di polvere. Di fango sì. Di fango sì. 250 km all'oceano Artico. Questi cartelli sono proprio messi come per dirti dai, dai che ce la stai per fare, dai, dai, vai un po' più avanti. Ragazzi, facciamo una piccola pausa. C'è un cartello che indica un viewpoint di un territorio proprio dei nativi e quindi andiamo a vedere. Però prima di affrontare una camminata, secondo noi è importante farsi da mangiare, incamerare energie, quindi un bel piatto di tortellini qui a 200 km dall'Artico, direi che ci stanno tutti. Sì, assolutamente. Oggi sfoggiamo anche il sugo della Mutti. Qua ce n'è una bella valanga. E meno male, perché c'è una fame che neanche un orso.
l'ultimo formaggio. Buon appetito ragazzi, dopo andiamo a farci due passi e andare a vedere questa view. Mangiata decisamente importante, il percorso inizia proprio lì. Guardate che cosa particolare, e ci fa capire come proteggono e come preservano le strade qui. Questa non è solo terra, ma è anche calcio ragazzi. È certamente qualcosa che poi andrà un po' lavato. Sì, bene, non credo che faccia. Qui tutto un po' opacizzato, ma c'è più o meno una mappa satellitare del percorso che dobbiamo fare. Camminiamo qua nel paradiso dell'orso. Pronunciare i nomi nella lingua locale è praticamente impossibile. Già tuk tuyo tuk è una roba impronunciabile. Oh, qua si sale, il viewpoint è in alto. Ci siamo immersi un po' qua nel bosco alla ricerca del punto panoramico. Ah, eccolo, eccolo. Wow. E qua c'è anche proprio il balcone. Voglio provare a farlo a messicano, non ci riesco. Pronti? 1, 2, 3. Sbam! Ragazzi, questo che abbiamo di fronte è il Campbell Lake. E tutto il territorio circostante è quello abitato dalla popolazione Gwich, una popolazione la cui discendenza è quella degli aborigeni che sono passati dalla Russia al continente americano passando lo stretto di Bering quando c'era un passaggio su terra. Ci sono anche dei fiorellini bellissimi che non so come si chiamano. Ragazzi, guardate che miracolo della natura questo fiore qua, oltre il circolo polare artico. Siamo quasi arrivati a Inuvik. L'ultimo pezzetto è asfaltato. Hanno asfaltato la strada che va dall'aeroporto, che è 2 chilometri indietro, fino alla città. Siamo arrivati a Inuvik. Qui ci accoglie quello che sembra essere più un paesotto, non insomma un villaggio fatto di poche baracche. C'era una super officina di Caterpillar e c'erano anche dei camion tutti cingolati. Ci sono un sacco di depositi, veicoli che secondo me sono anche morti qui, sono arrivati, non sono più tornati indietro. Abbiamo visto un po' di antenne, stazioni di trasmissione importanti, e l'aeroporto, si è visto un po' da lontano, non è proprio piccolo, nel senso, già qui parliamo di lunga distanza. Ragazzi, qua si respira aria di festa. Qua tra qualche giorno c'è una delle feste più importanti dell'estate. La vera e propria attrazione di questo paese, la chiesa. Ragazzi, qua si sentono anche i rumori della città. I vigili del fuoco. Cioè, ragazzi, è veramente incredibile trovare una città qui. Chiamiamolo grosso paese, chiamiamolo come volete, ma comunque tanto ci salutano tutti e non siamo certamente gli unici turisti. Guardate che hotel. Ragazzi, dovete sapere che questa chiesa a cupola è stata costruita con la forza di tutta la popolazione locale. Si sono messi tutti insieme e ci sono voluti 2 anni per tirarla in piedi. Che sarà sto passaggio, sto tunnel? C'è tutta una sopraelevata che collega la chiesa a questo edificio, ma la cosa più interessante è sto tunnel. Ma che roba è? Sembra quasi che ci abbiano incanalato qualche tubazione. Ah sì, una tubazione che arriva da là. Secondo me è il riscaldamento. Poi ogni edificio, tanti edifici hanno le diramazioni che portano lì. Sono super accoglienti, vi salutano proprio tutti. Questa è la banca, ragazzi. Guarda che bella, guarda il signore come ti saluta. Hola!
il drugstore, il ristorante. Guardate l'antennina satellitare, se no qua non pigli nada. Ma qui abbiamo letto che si dovrebbe poter fare anche l'acqua. Lasciamo la McKinsey Road, che è la via principale. In realtà anche qua ci sono questi tubi. Forse è proprio la distribuzione dell'acqua o dello scarico, forse la fogna. Comunque sono certamente tubi straisolati. Quindi approfittiamo subito. Sembra proprio si possa fare l'acqua. C'è scritto che è acqua potabile. Abbiamo saputo che a Tuk, lassù sull'oceano, l'acqua non c'è, non la si trova. C'è veramente una bella pressione, arriviamo a 16 litri al minuto. Meno male che ho il regolatore di pressione, perché sennò credo che potrebbe essere anche troppa. Mentre aspetto che riempi, lavo un po' lo specchietto, spruzziamo un po' d'acqua e sciogliamo la terra qua della Dempster Highway. Ragazzi, altra veloce sosta per comprare due cose fresche al supermercato, ma in realtà no, per farvi notare questo camperozzo che ha una soluzione che vi giuro non avevamo mai visto. Cioè, ha costruito tutto questo telaio per, con i quattro pistoni per abbassare e far rimanere la cellula del pick up stabile quando deve scaricarla. È un'idea, raga, è un'idea. Chissà se gli fa anche da crick per cambiare le gomme. Che magari se non sgancia la cellula gli si alza tutta la macchina. E ragazzi, qua le macchine vengono cariche di carburante, perché qua costa caro. E guardate quante taniche. Noi in realtà forse potremmo fare andata e ritorno senza mai fare combustibile. Però, se è vero ciò che abbiamo scoperto, a Tuk, quindi quasi 920 km dall'inizio della nostra strada, sembra che costi meno il diesel, quindi vedremo. Ma intanto andiamo al supermercato. C'è scritto Mart, quindi sarà un supermercato, sì. Non è una banca. I prezzi sono da gioielleria, però non è una banca. Ma vendono pure i quad. Ah no, è un concorso, ecco perché. C'è scritto lo puoi vincere. E questo mi piacerebbe, questo è un bel quad. Qua per gli insetti hanno armi da guerra termonucleare globale. Sì, qua le macchinine elettriche dei bambini, cioè non è che sono robe di bassissimo livello, cioè parliamo di un pick up a due posti per bambini, anche tanto piccoli, ma con retro scarrabile che ci può caricare pure la roba. Ford 150. Qua l'aguacate si mangia perché ne hanno parecchi, però uno costa 5,90. 5 dollari e 90 uno. D'altronde qua portare un aguacate non è proprio una roba banale, come avete visto. Ora, tenendo in considerazione il percorso che abbiamo fatto per arrivare fin qua, e quindi il percorso che gran parte di questa roba deve fare per arrivare fin qua, consideriamo i prezzi in relazione a questo fatto, ecco, che è importante. Sono queste ciliegie che costano 10 dollari. Però alla fine, cioè, per far arrivare qua un pacchetto, cioè, di ciliegie, a far arrivare intatte un pacco di ciliegie così qua è roba. 700 km di pista sterrata, due fiumi che non si sa se passi o non passi. Esatto, se poi il traghetto è chiuso, le ciliegie. Certo, qua c'è l'aeroporto, è chiaro che molte cose arriveranno anche con l'aereo, però diciamo che per abbassare i costi delle cose arrivano col camion. Il reparto surgelati qui a Inuvik non lo vedo poi così fornito, perché i surgelati sono una di quelle cose che insomma devi stare attento. Non è che si trasportano proprio facilmente. Questa vi giuro che può essere la roba più terribile che potrei comprare surgelata. La poutine surgelata. La poutine sono patatine fritte con sopra questa salsa, un po' di roba. Surgelata credo che possa essere proprio una roba terribile, ma proprio terribile. Tre cuori di insalata romana, 10 dollari e 50. Ma la roba veramente pazzesca è questa. Il sacchettino di insalata costa 10 dollari e 49. 10 dollari e 49. Questi due funghi costano 9 e 29 dollari. Questi 9 e 49. Il sacchettino di crauti costa 8 dollari e 89. Se arance giuro che le mangerei volentieri, ma costano 15 dollari. E non è che sono messe proprio tanto bene, eh? D'altronde. Beh, poi devi anche trovare qualcuno che le compra a sti prezzi. Tre Kinder sorpresa, 6 dollari e 69. Dai.
La Red Bull, che è quasi fondamentale se fai il camionista, devi guidare su queste strade, costa $4.89. Considerato che tutto ciò che è scatolame, roba, dovrebbe essere roba che costa meno, insomma. Anche il latte è più trasportabile di un pacco di ciliegie, eppure costa $5. Ti puoi prendere un po' più di tempo per trasportarlo, però pesa e ingombra. Come il fresco, tutto ciò che è surgelato costa veramente un po'. I nuggets surgelati $28.39. A meno di $20 questo surgelato non compri niente, eh. Ci sono altri nuggets a 25. Le chicken wings a sconto vengono 20.49. Però diamo a Cesare quel che è di Cesare. Noi avevamo comprato questi biscotti a Dawson City e li avevamo pagati $5. Qua costano $4, raga, i turnover raspberry. E quindi ci prendiamo tutto ciò che è scatolame, a parte cose un po' particolari, più o meno hanno il prezzo alto del nord del Canada. Un prezzo non equiparabile a quello del sud del Canada, però insomma già, diciamo, a livello di Dawson City, tutta la parte dello Yukon. Se vi può consolare, c'è anche il salame Milano. C'è scritto che è tagliato in Canada, però c'è scritto che è salame italiano. Comunque costa $100 al chilo. Se vuoi farti l'aperitivo col salame a Inuvik, devi essere un po' ricco. Credo che la cartina di tornasole dei prezzi in Canada possa essere la samosas, perché ce l'hanno ovunque. Qui due samosas costano $6.69. E le samosas le fanno qua, eh. Per ricordarvi, a Dawson Creek, l'indiano che lavorava al Walmart ci ha preparato 6 samosas calientitas a $5. Altra cartina di tornasole, ragazzi, 2 litri di Coca-Cola, $6.49. Costa di più del diesel, che è carissimo. Va bene, salutiamo il North Mart, dove dentro c'era anche il KFC Express e il Pizza Hut. Ragazzi, qua dietro a dove abbiamo caricato l'acqua c'è una sorta di campeggio. Non c'è scritto da nessuna parte come funziona. Ci sono altri viaggiatori. In realtà qui attorno a Inuvik non è che ci siano molte altre aree dove parcheggiare. Guardate che bello questo posto, dove ti puoi fare anche da mangiare la stufa. Wow, che posto. Quindi mi sa che stanotte proviamo a rimanere qua, vediamo che succede. Ci sono delle aree dove c'è, ci sembra anche la corrente addirittura, non ho guardato, però ci sono i tavolini e il barbecue ad ogni posto.